Carissimi amici di Rete Biella, auguri sinceri di Buon Natale. Sono contento di questa opportunità e ringrazio l'emittente per poter anche quest'anno entrare nelle vostre case e rivolgere questo cordiale, familiare, semplice augurio di Buon Natale. Lo faccio qui dal Salone del Vescovado per due motivi. Uno, perché è dove è stato allestito uno dei presepi che c'è in casa. Ma in questo presepe, come avete notato, in questo momento l'ho presa proprio con me, ci sono alcune statuine un po' diverse da quelle che siamo abituati a vedere. Ci sono i pastori, non sono ancora arrivati i magi, c'è la Sacra Famiglia, c'è Gesù Bambino e poi, come già è avvenuto l'anno scorso, mi è stata regalata quest'anno la statua di un imprenditore. Perché questo? La Confartigianato, la Coldiretti e altre associazioni di categorie hanno così voluto sottolineare, con questo dono fatto a tutti i vescovi italiani, l'impegno e da parte del mondo del lavoro, dell'imprenditoria, di quella continua presenza, di quell'impegno anche durante i mesi più bui della pandemia, di aiuto a tutta quanta la società. L'anno scorso era stata infatti regalata una statuetta di una operatrice sanitaria, di una dottoressa, di una infermiera, e c'è ancora proprio nel presepe. Questo allora per dirci come ogni anno è bello proprio nella tenerezza, nel candore del presepio, ricordarci gli uni degli altri e come veramente nel mistero del Natale Dio si fa vicino a ciascuno di noi, così allora ognuno di noi scopre vicino alla presenza delle persone a cui vogliamo bene, delle persone che ci aiutano, delle persone che magari qualche volta non riconosciamo in tutto quanto il loro valore, ma che ci permettono di poter vivere serenamente. Sono nostri fratelli e nostre sorelle, sono persone impiegate anche proprio perché la società possa svolgere i propri compiti nel miglior modo possibile. E allora auguri di Buon Natale, vi dicevo, gli auguri sono sinceri, fatti proprio qui dal Salone della Casa Vescovile, perché c'è il presepe, ma anche perché in questa sala sono, come dire, sono esposti i quadri dei attuali, dei 16 vescovi fino adesso che la diocesi ha avuto, perché con la festa di Santo Stefano entreremo nel 250° anniversario della fondazione della diocesi. È un momento importante di festa, di chiesa. La chiesa biellese è molto più antica, ma la diocesi è nata 250 anni fa. E allora proprio anche tenendo presente di tutto quello che ha operato, il Vangelo, l'adesione al Vangelo, quanto ha operato la comunità cristiana al servizio di questa terra e continua ad operare, accettate, accogliete questi auguri di Buon Natale, di pace, di gioia, di prosperità per tutti.